Dopo un mese di stop causa Covid, torna in campo anche il campionato di quarta serie con l'ultima gara del girone d'andata. La ripartenza voluta a tutti i costi dalla LND però non è piaciuta a tutti, visto che diverse formazioni sono ancora alle prese con difficoltà proprio legate alla pandemia. Infatti nel nostro girone, quello F, sono tre le gare rinviate a data da destinarsi. Fanno Porto d'Ascoli, Matese, Trastevere e Castelnuovo Vastor Girardi, ultima in ordine di tempo ad essere rinviata dopo i quattro casi emersi in casa nero-verde. La squadra allenata da Guido Di Fabio salterà anche la sfida di Coppa Italia contro la Cinzia Albalonga calendarizzata per il 26 gennaio. Match da non fallire per il notaresco che al Savini ospita il fanalino di coda Aurora Alto Casertano. Per il rossoblù una ghiotta occasione per cancellare la brutta prestazione contro la Recanatese con cui si era chiuso il 2021. Epifani va verso la conferma del 4-3-3 con il tridente offensivo composto da Esposito, Maio e Valenti, unico indisponibile Marcattili. Sfida complicata attende invece il Pineto, che sarà ospite della San Benedettese, formazione uscita rivoluzionata dal mercato invernale con l'intento di ribaltare una prima parte di stagione deludente. Discorso simile vale per i biancazzurri. La prima parte di stagione tra alti e bassi, confermato anche dalla società, non ha rispecchiato le aspettative, ma una vittoria al Riviera delle Palme manterrebbe la squadra a ridosso della zona playoff, obiettivo da centrare a fine stagione. Negli ultimi giorni la società è tornata anche sul mercato con gli arrivi dei difensori Bruno Cascione, Nicolas Rodriguez e l'esterno offensivo Giuseppe De Biase. Pomante in terra marchigiana potrebbe cambiare modulo affidandosi al 4-2-3-1 proprio con l'inserimento di Cascione sulla linea difensiva. Sfida durissima per il Chieti, che all'Angelini ospita la capolista Recanatese guidata in panchina dall'ex Giovanni Pagliari. I teatini, sfumato l'arrivo di Mastro Ippolito, hanno recuperato in settimana Bassini, ancora assente invece capitano Aquilanti. Il mese di stop è servito a mister Lucarelli per far amalgamare bene il gruppo dopo l'arrivo di giocatori con l'obiettivo di agguantare i primi tre punti stagionali tra le mura amiche. Unico derby di giornata quello che vedrà di fronte all'Aragona Vastese e Nereto. I biancorossi hanno già inaugurato il 2022 pareggiando per 1-1 nel recupero contro il Monte Giorgio. Per gli uomini di D'Addario sarà una gara da non fallire per continuare la risalita in classifica. Discorso diverso per il Nereto, che ha cambiato molto negli ultimi mesi. La squadra affidata a Federico Del Grosso ha mostrato segni di miglioramento, ma la strada verso la salvezza è sempre in salita. Intanto la LND ha provveduto a rimodulare i calendari con l'aggiunta di due turni infrasettimanali previsti per il 30 marzo e il 27 aprile, così da permettere la fine del campionato nei termini stabiliti, ovvero il 15 maggio.